Da scorsa notte qui verso le 9, 9 e un quarto è crollato la strada lungo il fiume, il torrente della Vecchieraia, e ha portato dei disagi a chi abita laggiù. Sono stati i cittadini che abitano nella zona i primi ad accorgersi dell'accaduto. Nella notte è franato un argine del torrente Vecchieraia che costeggia via dell'Acropoli, portando giù con sé anche una porzione di carreggiata. Il crollo ha interessato l'area all'altezza del ponte, dove sono in corso dei lavori per la messa in sicurezza idraulica del torrente. La strada è stata transennata dai vigili urbani e già da questa mattina alcuni mezzi si sono messi all'opera per rendere percorribile una strada bianca che possa permettere l'uscita dei mezzi dei residenti nel tratto chiuso. Questa mattina il comune è stato molto provvidenziale, ha provveduto a pulire la strada che da qui passa verso il quercione e risbuca davanti di fronte al campo scuola. Praticamente non sono prigionieri, però fanno un giro. La strada certo non è asfaltata, c'è un po' di fango, ma dopo tutto anche questa qui 30 anni fa era una strada piena di fango. E hanno dato delle tempistiche per la riapertura? No. Non sanno come, quando intervenire, però l'unica cosa certa che ci hanno detto è che interverranno il prima possibile.